da che cosa è costituito questo elemento all'interno della scuola che in un qualche qual modo si tutela e autotutela? È il gruppo stabile, che è stabile nel tempo e nello spazio, cioè i bambini condividono l'aula, i giochi, gli spazi esterni, ma sempre lo stesso gruppo, la stessa aula, gli stessi giochi, gli stessi spazi esterni. Non ci deve essere mescolamento fra una sezione e l'altra, perché allora perdiamo il concetto di stabilità e quindi aumenta la possibilità di il numero dei contatti, quindi la possibilità teorica e statistica che il virus portato da qualcuno possa passare agli altri. È importante che questo concetto sia ben presente proprio come consapevolezza dei genitori, perché va trasposto anche all'esterno, insomma, per non rovinare tutto il lavoro fatto all'interno. Assolutamente, quindi sono in primis i genitori, sia come figure che danno l'esempio, perché i bambini copiano dai genitori, sia perché sono gli adulti che prevalentemente contagiano i bambini, che gli adulti osservino le massime norme igieniche anche nella loro vita lavorativa, quindi con i colleghi, ma anche nei momenti di divertimento e di svago. Si può divertirsi mantenendo le norme di sicurezza. Questo va a beneficio di tutti, perché il genitore che si contagia poi starà assente dal lavoro e farà stare magari assenti altri genitori, e i bambini a loro volta potrebbero essere contagiati dai genitori. È un sistema quello che si è messo in moto della sanità pubblica. Quali sono le sue componenti e come interagiscono tra di loro? Abbiamo costituito a livello aziendale una task force che è costituita da una serie di gruppi di lavoro che vedono professionisti del servizio di igiene pubblica insieme a professionisti della pediatria di comunità. E questo è molto importante perché per gestire il tema della prevenzione del Covid nelle scuole e la gestione di eventuali casi focolai che dovessero svilupparsi, la competenza dell'igienista con l'approccio di sanità pubblica per la profilassi delle malattie infettive deve necessariamente coniugarsi con l'approccio del pediatra, in questo caso della pediatria di comunità, che nei confronti della popolazione infantile ha una competenza che permette di realizzare al meglio quelle azioni di prevenzione che sono necessarie. Per cui abbiamo previsto e stiamo realizzando una collaborazione molto stretta tra igiene pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica e la pediatria di comunità, e credo che potrà essere proprio la soluzione più appropriata per gestire le situazioni che si dovessero verificare.